useremo questo. Questo è un simbolo antichismo, lo riconoscete, no? L'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Questa è una forma perfetta, rappresenta le perfette proporzioni dell'essere umano. La userò come metafora, in realtà userò questo come simbolo. Si chiama stella di flusso, appartiene ad un metodo che sto studiando da tantissimi anni, ideato dal dottor Patrizio Paoletti, si chiama Inner Design Technology, quindi una tecnologia per ridisegnare i propri percorsi mentali, emotivi, psicofisici, interiori. Su questa stella, sarà il percorso che seguiremo oggi, ci sono in realtà 5 caratteristiche dell'essere umano, così come lo studiava anche Leonardo da Vinci, che tracceranno un po' il nostro percorso, per cui faremo un viaggio insieme, dove in corrispondenza di ogni punta della stella io proverò a suggestionarvi, a provocarvi con delle domande. Qual è il tuo ruolo nel mondo? È una domanda che sarebbe opportuno farsi con una certa frequenza. Basta raccontare storie, bisogna essere le storie che raccontiamo, perché il mondo da ora in avanti lascerà pochissimo spazio agli storytellers, perché sta cercando story makers. Quindi la domanda che ti faccio, che poi recupereremo alla fine, è: piuttosto del quale ruolo tu oggi già hai, di provare a riflettere se non sia interessante focalizzarti su quale sia il ruolo che desideri avere nel mondo. Adesso voi vivete in un'epoca storica dove, schiacciando un bottone, tu sei in contatto con altre 7 miliardi 500 milioni di mono comunità. Però devi essere pronto a gestire questa varietà di prospettive, perché altrimenti resteremo schiacciati. Sarà un cambio di epoca come non vi è mai stato. E voi, in quanto come me cittadini del mondo, verrete impattati da questa dimensione, perché determinerà cambi epocali nel mondo, nell'economia, in qualunque tipo di industria, quindi anche nell'automotive, nella finanza, che mi riguarda più direttamente e che ci riguarda tutti, perché qualunque tipo di operazione noi si faccia quotidianamente impatta a livello finanziario. Sta succedendo però che c'è stato un salto, per cui la programmazione neurologica di chi sta per arrivare a bussarti alla porta è diversa dalla tua. Sai qual è il problema? Che tu sei il capo, che tu vendi, che tu gestisci i processi. Se non ti adatterai in fretta, loro venderanno, loro si gestiranno i loro processi, cercheranno un'alternativa a te. Infatti si dice che questa generazione sostanzialmente ha in comune una cosa: vogliono cambiamento. Su una cosa potete lavorare. Su che cosa? Sull'innovazione. Vocabolario, innovazione. Alterare l'ordine prestabilito delle cose per fare cose nuove. Innovare è semplice, purché tu lo voglia. Su cosa vi consiglio di lavorare da domani? Uno, se potete, lavorate sulle legacy. Bisogna snellire, 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 snellire. Due, lavorate sugli assetti organizzativi. Appiattite, appiattite, ripensate i master plan dei progetti, le priorità. Poi arriva il budget. Se stanzi dei soldi per innovare e non hai lavorato sulle cose sotto, sprecherai i soldi perché la normativa non te lo consente, verranno sprecati da gente che non serve a niente nelle organizzazioni, verranno investiti su cose non prioritarie. Ancora più importante sarà il tempo, perché se stanzi i soldi e non hai mai tempo di parlare di innovazione con la tua gente, non servirà una mazza. Ma soprattutto il mio consiglio è: lavora sulla cultura. Perché se non c'è cultura dell'innovazione, tra cui dare ad esempio l'esempio, tutto il resto non servirà a niente. Ma soprattutto la mia preghiera da cittadino del mondo è: lavora sulla gente. Lavora sulla gente, lavora sulle persone. Vi prego, lavorate con la vostra gente per far sviluppare il loro livello cognitivo. Ne gioverà l'azienda, ne gioverà il paese. Consapevolezza di sé, dominio di sé, motivazione, empatia, abilità sociali. Senza queste non c'è business che oggi si regga in nessuna industria.
Il capitalismo di cui tu fai parte, di cui io faccio ancora più parte di te lavorando in una banca, è stato fortemente messo sotto assedio ultimamente, perché ha sbagliato nei mezzi e negli scopi, come dichiarano dei più importanti capitalisti del mondo. La domanda che ti devi fare in termini di priorità è: che cos'è prioritario per il mondo, non che cos'è prioritario per te. Il capitalismo serve a produrre un surplus. Quel surplus va trattenuto per i tuoi sforzi in parte va rimesso nel sistema. Per cui se tu produci un vantaggio e lo rimetti nel pianeta, tu ne trarrai un vantaggio enorme, contrario nel senso che ti ritornerà. Stai dentro, hai 30 anni di esperienza, capisci che sei molto interessante per cambiare? Perché ti dico che è un'opportunità pazzesca? Perché quello che era una certezza fino a ieri non lo è più. E non sarà la tecnologia la soluzione, anzi, potrebbe essere un problema per te. Ma la gente non può stare senza riferimenti. L'istituzione che gode di maggior fiducia è il business. Non mi fido dei governi, non mi fido dei media, non mi fido delle associazioni non governative. Di chi mi fido? Di chi ha un interesse a fare un qualche cosa. Però devi fare un qualche cosa anche per lui. La forza più potente sul pianeta oggi sono diventate le aziende. Tu lavori in azienda. È un'opportunità storica che non c'è mai stata. Bisogna offrire un qualche cosa che produca un vantaggio anche per la collettività. E nuovamente non basta più. Ci vuole un qualche cosa che produca un vantaggio anche per il pianeta. Provate nella vostra relazione con l'altro a generare nell'altro gratitudine, che è il sentimento più nobile che si possa provare per l'altro. Chi è un eroe? Un eroe è colui che compie uno straordinario e generoso atto di coraggio che comporti o possa comportare il sacrificio consapevole di se stesso allo scopo di proteggere il bene altrui o comune. Una persona realmente intenta a rendere questo posto un posto migliore. Quindi, controllo come vivere e lavorare per fare del mio lavoro un dono e fare di questo dono qualcosa di significativo per l'insieme. Come mi ha insegnato il mio maestro, Patrizio Paoletti, a cui sono infinitamente grato, fai della tua vita un dono e fai di questo dono qualcosa di significativo per gli altri e per l'insieme. Grazie per l'attenzione.